Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Visto che in tanti me l'avete chiesto qua nei commenti, su Instagram, su Telegram, mi avete mandato email, quindi veramente in tanti mi avete chiesto come portare in FCC il Paro Tanafi. Finalmente mi sono deciso e ho deciso di fare questo tutorial. Quindi ragazzi, per prima cosa dovete procurarvi un telefono Android, perché il procedimento è lo stesso che si usa per il Mavic Air. Bisogna avere un telefono Android, o meglio, bisogna averlo per impostare il drone, poi dopo per volare potete usare anche l'iPhone, però per impostare la modalità FCC bisogna per forza avere un telefono Android. Allora, per prima cosa, cosa facciamo? Una volta che vi siete procurati o avete già un telefono Android, dovete andare a sbloccare l'opzione sviluppatore. Questa opzione sviluppatore va sbloccata, è semplice, non ve la posso spiegare io, non perché ci sia chissà che motivo, ma ogni telefono e ogni, diciamo, versione di Android ha il suo modo. Quindi cercate su internet una versione o provatene più di un tipo di metodo per sbloccare l'opzione sviluppatore. Comunque sono tutte veramente cose stupide, semplicissime, nel senso che chiunque è in grado di fare. Quindi cercate quello. Una volta che avete sbloccato l'opzione sviluppatore nel vostro smartphone, che non è che crei chissà che problema, è attiva delle opzioni in più, diciamo, nelle impostazioni. Quindi una volta che avete sbloccato l'opzione sviluppatore, vi dicevo, cosa dovete fare? Entrate in impostazioni, andate in impostazioni aggiuntive, e scorrete fino a quando vedete c'è opzione sviluppatore. Io ci posso cliccare ovviamente perché è già stata attivata. Una volta che siete dentro in opzione sviluppatore, a questo punto vi chiede, vedete, selezionare l'applicazione per la posizione fittizia. A questo punto, cliccando qua, vi vengono fuori delle applicazioni che avete installato o meno nel vostro smartphone che sono idonee per questa funzione. Ovviamente se non ne avete, ne scaricate una. Io vi consiglio Floater, andate sul Play Store e la scaricate normalmente. Quindi scaricate Floater o se no Fake GPS. Io uso Floater, poi vi spiego il perché uso questa rispetto all'altra. Comunque funzionano più o meno tutte. Quindi selezionate quella che vi interessa, che volete usare. Io in questo caso seleziono Floater, che è quella che vi consiglio. Quindi a questo punto abbiamo attivato nel telefono l'applicazione che farà il nostro fake GPS, cioè simulerà una posizione fittizia nel nostro smartphone, quindi anche nel radiocomando del nostro drone, facendogli credere che siamo in un altro stato. Una volta che avete fatto questo, cosa fate? Andate ad aprire l'applicazione Floater che avete scaricato dal Play Store, come vi ho detto, la andate ad aprire. Ecco, a questo punto, ragazzi, prima di fare questo, mettete in modalità aereo il telefono e tenete attivo solo il GPS. Ok, lasciatelo in modalità aereo il telefono, così non rischiate che il wifi o la rete internet vadano a rilevare la posizione o meno. Quindi lasciate attivo solo il GPS del telefono. Quindi ricapitoliamo. Floater, disattivate, mettete in modalità aereo il telefono, lasciate attivo solo il GPS. A questo punto sulla mappa selezionate una zona, un'area che sia in modalità FCC ovviamente, quindi andate negli Stati Uniti, prossimità New York, va sempre bene. Una volta che sulla mappa vedete vi spostate, selezionate un'area geografica idonea, vedete che sono vicino a New York praticamente. A questo punto cliccate in basso su play, sul triangolino bianco che vedete in basso a sinistra. Ok, vedete che lui è in setting fake location, nel senso che lui ha attivato la posizione fittizia che gli abbiamo dato. A questo punto cosa facciamo? Vedete che il simbolo di Floater rimane, questo simbolo semi trasparente rimane sempre. Questa è la cosa che mi piace di Floater, che abbiamo sempre Floater disponibile sul display. Qualsiasi cosa facciamo, abbiamo questo simbolo di Floater, che poi se noi ci andiamo a cliccare sopra, vedete, va a aprire Floater appunto, che ci dà la possibilità di usarlo, fermarlo, interromperlo senza uscire dall'applicazione, senza fare niente. E quindi adesso continuiamo, poi vedete anche più avanti in cosa è utile questa funzione di Floater. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a collegare il nostro smartphone al radiocomando del Paro Tanafi, ok? Andiamo ad aprire il radiocomando. Il radiocomando adesso ci va ad aprire l'applicazione Parrot FreeFly 6.
Aspettiamo che la apre. Ok, adesso ci va ad aprire l'applicazione. Vedete che l'iconetta di Flutter è sempre qua disponibile. Vedete, la potete spostare dove non vi dà fastidio. Poi è semi-trasparente, quindi non dà nessun problema. La potete mettere dove volete. Così avete sempre la possibilità. Vedete che se io ci clicco sopra, vado sempre a avere la possibilità di interromperla, chiuderla e fare quello che è. Poi basta cliccare in qualsiasi parte dello schermo e lei va via e rimane solo il simbolo semi-trasparente. A questo punto, cosa andiamo a fare? Andiamo ad accendere il drone. Adesso si è connesso, clicchiamo su volare. Ok, e il drone in questo momento sarebbe pronto per decollare. Quindi se fossimo all'aperto, cosa facciamo? Andiamo a decollare e una volta decollati, quindi una volta che siamo arrivati a un'altezza di un metro e mezzo, quello che è, comunque quando facciamo la nostra situazione solita di decollo, ovviamente, cosa andiamo a fare? Una volta che siamo decollati, andiamo a cliccare sempre sul simbolo di Flutter e clicchiamo su Stop. Quindi cliccando su Stop, il GPS rimane attivo, perché comunque è attivo nel nostro sistema, nel nostro smartphone, però a questo punto si interrompe la posizione fittizia e va a prendere la nostra posizione reale. Però essendo già decollati e tutto, non va più a cambiare da FCC a CE, ma rimane in FCC. Quindi noi abbiamo comunque il nostro controller con il GPS, anche perché, ripeto ragazzi, comunque questa cosa non va a influire sul return to home o cose del genere, perché comunque sul return to home e sulla posizione del drone che ritorna al punto di partenza è per il GPS del drone in cui noi non andiamo a intervenire. Questa è la posizione sul radiocomando, quindi sulla mappa, nel caso dovessimo cliccare e andare a vedere dov'è il. Lo sto combinando, vabbè. Vedere le traiettorie che abbiamo fatto o se dobbiamo tornare verso di noi. Comunque, avere la possibilità di gestire il drone in maniera normale, dobbiamo fare questa cosa, cioè andare dopo essere decollati, andiamo a disattivare Flutter e lui ritroverà la nostra posizione. Però, ripeto, ragazzi, non va comunque questa cosa, indipendentemente da tutto, diciamo, si potrebbe volare anche senza il GPS del telefono, volendo, no? Perché comunque a livello di sicurezza il drone ha il suo GPS che lo fa ritornare a casa, che gli dà la posizione di partenza, cioè il radiocomando è una cosa in più, nel senso per avere delle funzioni in più. Quindi ragazzi, e avere una cosa importante che sia se non si ha il GPS attivo è ovviamente la distanza da noi, nel senso quanti metri è da noi, perché quelli sono dati dal GPS. Quindi cosa facciamo? A questo punto il nostro drone è in FCC e stiamo volando in FCC. Ok? Quindi a questo punto possiamo scegliere due possibilità una volta che decidiamo di ritornare. O prima di atterrare, cioè quando il drone è già tornato verso di noi, quindi ce l'abbiamo lì e dobbiamo atterrare, possiamo dirgli a Flutter di riattivarsi, quindi andiamo a schiacciare play, quindi lui ricrea la posizione fittizia e atterriamo in modo che lui riatterri in FCC. Però è anche una cosa che ci interessa relativamente con i dispositivi Android, perché avendo ovviamente Flutter nel nostro dispositivo Android, se noi atterriamo senza riattivare Flutter, il drone, una volta atterrato, molto probabilmente ritorna in CE. Però visto che tanto abbiamo Flutter installato, la volta dopo quando andiamo a decollare, basta andare a cliccare su Flutter. E fare partire Flutter prima di aprire l'applicazione Free Fly 6 e quindi alla fine lui si rimposta come si dice, in modalità FCC, quindi si può tranquillamente atterrare diciamo in maniera normale senza riattivare Flutter e poi andarlo a riattivare la volta dopo quando si deve decollare. Perché, ah, poi ragazzi, comunque tutto il passaggio all'inizio dell'installazione di Flutter, delle opzioni sviluppatore, tutto quel passaggio lì ovviamente si fa solo una volta. Poi una volta che Flutter è stato installato e associato, tutta la prima parte non interessa più. Quindi ragazzi, questo è quanto, nel senso, vedete che è molto semplice, bisogna solo avere l'accortezza prima di decollare di far partire Flutter. O se no, l'altra soluzione è, che poi è quella che bisogna adottare per i sistemi iOS, poi vi faccio vedere, è mettere il sistema iOS, cioè il telefono Apple, in modalità aereo e disattivare la localizzazione GPS.
La stessa cosa la possiamo fare qua con i telefoni Android, quindi se noi atterriamo in modalità FCC, cioè prima di atterrare usiamo Floater, come vi ho detto, rimane in FCC, o se no prima di atterrare andiamo a disattivare il GPS, quindi atterriamo quando siamo già lì a 1 metro da noi, atterriamo senza GPS, lui rimane in FCC. La volta dopo, quando andiamo a decollare, se non vogliamo riaprire Floater, sappiamo che il nostro drone è stato spento in FCC, quindi prima di decollare, ovviamente modalità aereo quella sempre, e decolliamo senza il GPS, quindi disattiviamo il GPS nelle impostazioni del telefono, cioè in poche parole, per intenderci, qua, vedete che adesso io ce l'ho attivo. Se clicco qua lo disattivo, se clicco qua lo attivo, ok, quindi prima di decollare lo vado a disattivare. Adesso qui c'è questa scritta, ovviamente perché ci ho aperto Floater e quindi mi dice che per usare Floater ho bisogno del GPS attivo come impostazione. A questo punto, se noi decolliamo con il GPS disattivato e lo attiviamo una volta decollati, lui rimarrà comunque sempre in FCC. Ed è questa la cosa che adesso andiamo a vedere per i dispositivi iOS. Quindi cosa facciamo? Vado a spegnere il paro Tanafi, vado a spegnere il radiocomando, stacco il telefono Android e vado a prendere il telefono iOS, in questo caso un iPhone XS. Quindi qua cosa facciamo? Andiamo nelle impostazioni del telefono qua in alto e mettiamo in modalità aereo. Poi andiamo in impostazioni, poi scegliamo privacy, vedete localizzazione, sì, disattiviamo le localizzazioni, quindi torniamo alla schermata iniziale, andiamo ad aprire il radiocomando. E quindi adesso abbiamo il radiocomando e il drone che sono stati spenti in modalità FCC, quindi loro sono in FCC a tuttora perché comunque li abbiamo spenti che erano in FCC. A questo punto andiamo ad aprire FreeFly 6, ok, quindi abbiamo tutto in FCC. Andiamo ad accendere il drone. Qua abbiamo tutto disattivato, sia le connessioni wifi, sia le reti dati del nostro operatore, sia il GPS. Avete visto che la cosa qua, mi raccomando, sempre in modalità aereo, sia con Android che con, o meglio, sia con iOS che con Android, sempre in modalità aereo il telefono. Vedete, volare, ok, a questo punto il nostro paro Tanafi sarebbe pronto a decollare. Noi possiamo decollare senza avere il GPS attivo nelle impostazioni, cioè il GPS del nostro smartphone. Una volta decollati da terra, quindi siamo già in aria, lì a 1 metro, 2 metri, 3 metri da noi, quello che è comunque vicino a noi, cosa andiamo a fare? Andiamo ancora nelle impostazioni, ok, localizzazione. Riattiviamo la localizzazione, quindi riattiviamo l'applicazione FreeFly 6. A questo punto il nostro drone sarà comunque in modalità FCC, ma con il GPS del nostro smartphone, quindi del radiocomando attivo, quindi la nostra mappa che ci permette di vedere dov'è e la distanza soprattutto da noi a cui si trova in quel momento o che si troverà il drone. Quindi tutto qua ragazzi. Allora, ricapitoliamo. Avete bisogno di un telefono Android se non lo usate come telefono di volo. Aspettate che spengo Anafi. Allora, vi stavo dicendo, avete bisogno di un telefono Android per andare a attivare la funzione. Poi se quando lo andate a spegnere lo lasciate in FCC, tanto meglio. Se poi volate ancora con Android intendo, se no basta che prima di volare la volta dopo riattivate Floater, avete visto, tac, una volta decollati lo disattivate, stoppate Floater e lui va a prendere il segnale GPS di dove siete e il drone rimane, però mi raccomando dovete prima decollare, non cambiate quando siete prima di decollare, se no ve lo riporta in CE. E la stessa cosa, e una volta che l'avete portato in FCC, l'avete spento in FCC, quindi una volta che voi li avete spenti, tipo, allora se voi vi fate prestare il telefono da un amico,
perché avete un dispositivo Android, scusate, avete un dispositivo iOS, vi fate spostare un telefono, collegate, portate il drone in casa in FCC, perché non c'è bisogno che sia all'esterno, come me qua sulla scrivania, lo portate in FCC con Flutter. Poi con Flutter aperto e tutto senza andarlo a fermare, spegnete il drone, chiudete il radiocomando, staccate tutto e loro si sono spenti in modalità FCC. A quel punto, quando andate a volare con il vostro telefono, che può essere un dispositivo Android, sì, ancora, allora un dispositivo iOS, cosa fate? Ok, collegate tutto, però mi raccomando, modalità aereo e localizzazione disattivata. Decollate, attivate la localizzazione e volate in FCC. Prima di atterrare, però, mi raccomando, disattivate la localizzazione prima che il drone atterri. Quindi vi fermate, localizzazione, quando c'è il drone ce l'avete lì davanti a voi, disattivate la localizzazione e atterrate, così siete sicuri di averlo spento ancora in FCC. E la volta dopo, uguale. È l'unico accorgimento che c'è da fare rispetto al Mavic Air, perché il Mavic Air viene fuori la scritta che vi avvisa che è stata cambiata l'area geografica se volete continuare o meno. Qua non esce nessuna scritta, quindi se non fate questi passaggi vi trovate il drone che non è più in modalità FCC o in CE. Solo che se avete un telefono Android, nel senso che volate con quello, in un attimo lo riportate in FCC o CE, perché comunque andate a aprire Flow, cioè in un secondo avete tutto lì. Se invece il telefono ve lo siete dovuti far prestare per portarlo in FCC, dovete ricordarvi ogni volta di fare questa cosa con il telefono iOS. Quindi GPS disattivato prima di decollare, una volta decollati lo riattivate, volate, quando torna verso di voi che ce l'avete lì, che state quasi per atterrare, vi fermate un attimo, lo disattivate e atterrate, così siete sicuri che la volta dopo è ancora in FCC. Quindi ragazzi, avete visto che in realtà magari è stato un po' macchinoso spiegarvelo, soprattutto per spiegare la differenza tra iOS e Android, però veramente è semplice. Una volta che avete attivato l'opzione sviluppatore nel telefono, che ovviamente lo fate una volta, poi quello non lo fate più, una volta che avete scaricato e installato Flutter, anche quello è fatto, basta, è fatto una volta, l'avete associato alla posizione fittizia nell'opzione sviluppatore, anche quello fatto una volta, fine, ok? Quindi dopo il resto è solo attivare o disattivare l'applicazione Flutter, che poi con quella cosa che rimane, diciamo, in semi trasparente, ce l'avete sempre disponibile, quindi decollate attivandolo, poi schiacciate stop col quadratino stop di Flutter, senza chiudere neanche l'applicazione FreeFly, e già passa col GPS che avete reale in quella posizione. Ragazzi, però apro una parentesi, sappiate che la modalità FCC non è ammessa in Italia, o meglio in Europa, ma non perché solo nei droni, è proprio una le frequenze hanno una potenza non ammessa in Europa, che sia per i droni, che sia per il wifi, di qualsiasi cosa. Quindi diciamo che la modalità FCC a livello di wifi non è ammessa in Europa, no, che magari tanti pensano che è solo per i droni, no, non è proprio, è proprio una cosa del wifi, di potenza di segnale del wifi, che non è ammesso in Europa. Però il vantaggio di avere un drone in FCC non è tanto perché va a un chilometro o va a 2 chilometri, che quello potrebbe, tanto è fuori legge, nel senso, non è quello secondo me la cosa più importante dell'FCC. La cosa più importante dell'FCC è che anche se stiamo nei 200 metri di legge e nei 70 metri di altezza, sempre di legge, sia un segnale veramente forte, quindi più sicuro, perché comunque sia un ritorno video ottimale, e quindi sia un drone sempre diciamo con un controllo migliore, meno interferenze, meno tutto, quindi diciamo si vola veramente più in sicurezza, senza pensare che uno l'FCC è solo per andare lontano, no, è anche proprio per avere un drone veramente che ci dà più sicurezza nel volo. Quindi ragazzi, se questo mio video tutorial vi è piaciuto, spero di sì, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ragazzi ovviamente nei prossimi video. Ciao!